il secondo appuntamento, che in realtà purtroppo è diventato il primo appuntamento di questi seminari. Ricorderete che il primo è dovuto del professor Boncinelli per motivi di salute è saltato. E questa idea nasce un pochino dal professor Sinagra, l'abbiamo condivisa con convinzione, vorrebbe diventare un pochino un filo conduttore sui temi, da un lato innovativi, dall'altro per cercare di vedere le nuove frontiere. Spesso noi siamo sommersi dall'attività, dalla quotidianità, dai problemi anche, e fare dei momenti in cui guardiamo lontano, in cui guardiamo l'orizzonte, in cui guardiamo la prospettiva verso cui muoverci, credo e crediamo sia di notevole importanza. I relatori sono tutti relatori di altissimo profilo, di diversa estrazione, con diverse esperienze, ma tutti di altissimo profilo. È facile dire, e spesso si utilizza questo escamotage, che il relatore non ha bisogno di presentazioni, ma in questo caso credo che sia drammaticamente vero. Professor Giacca, oltre che essere un docente del nostro dipartimento, del nostro Ateneo, è direttore della ICCB, presidente o direttore si dice? Direttore. È una persona dal punto di vista scientifico straordinaria, che dà lustro a noi, alla nostra città e direi anche al nostro Stato. Ci faceva piacere essere qui, ringrazio moltissimo per la sua presenza, per la sua attenzione, consueta attenzione, il nostro direttore generale, il dottor Nicola Deli Quadri, che ci onora noi e il professor Giacca di un indirizzo di saluto. Grazie professor Di Renardo, salutando il professor Giacca prima. Gli ho confessato che per me questa è un'occasione di ossigeno per i miei neuroni stanchi e affaticanti, quindi il ringraziamento è mio. Ma al di là di questo, se qualcuno mi ha ascoltato in quest'ultimo periodo, io tendo a ripetere che siamo in una fase nella quale dobbiamo sviluppare nella nostra organizzazione sanitaria due linee di innovazione principale. Una è quella della sanità di iniziativa, che riguarda le persone con malattie croniche, e l'altra è quella che si chiama medicina di precisione, che è la frontiera sulla quale si stanno confrontando le organizzazioni sanitarie, gli istituti scientifici, diciamo, più attenti e più avanzati. All'interno di questo scenario penso che la medicina rigenerativa si trovi uno spazio del tutto suo proprio e possa dare contributi notevoli. Il contesto di Trieste è un contesto, devo dire, più che favorevole, è un contesto di opportunità per tutti noi, perché la storia, la tradizione, il patrimonio di conoscenze è tale e tanto che non possiamo permetterci il lusso di disperderlo. Per quanto ci riguarda come direzione di questa organizzazione, non possiamo fare altro che applaudire all'iniziativa, ma soprattutto sostenerla nei modi e nelle occasioni che riusciremo a trovare insieme. Quindi io ringrazio di vero cuore il professor Giacca che si offre questa opportunità e ci acconciamo ad ascoltarlo con attenzione e piacere. Prego Mauro. La lettura, come vedete anche dalla prima slide, è al titolo Medicine rigenerative, futuro, fatti, trend e prospettive. Grazie mille di cuore. Grazie al professor Di Renardo, dottor Deli Quadri. Grazie. E quindi grazie molte, veramente per me è un piacere essere qua e sinceramente un onore, voglio dire, io sono cresciuto da studente in questa facoltà e quella che era una volta la facoltà, che adesso è il dipartimento, e ho un legame affettivo veramente non da poco, quindi mi fa sinceramente piacere essere qua. Il punto di partenza della mia presentazione, se volete, è molto banale, no? Parte dalla domanda quanto a lungo vivremo, una domanda che
ci chiediamo noi stessi per la nostra vita, ci chiedono ovviamente i pazienti, e una domanda a cui leggiamo le risposte sui giornali che ci fanno vedere quanto questa vita sia allungata. All'inizio del Novecento l'aspettativa di vita media era meno di 50 anni, all'inizio degli anni 2000 è salita a 76 anni, quindi abbiamo guadagnato 27 anni soltanto in un secolo. E della lunghezza della vita si occupano l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questi sono gli ultimi dati pubblicati alla fine del 2016. L'Italia, vedete, sta molto bene, siamo al sesto posto, abbiamo un'aspettativa di vita di circa più di 80 anni per i maschi e quasi 85 anni per le donne. Andiamo benissimo dal punto di vista internazionale. Sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità si occupa anche di un'altra cosa, cioè di cercare di capire perché le persone muoiono, cioè quali sono le cause di morte a livello internazionale, quindi cerca di dare una panoramica e aggiornata dei problemi sanitari in tutti i paesi, collaborano più di 130 paesi a questo tipo di statistiche. E questa è l'ultimo fact sheet che è stato pubblicato da WHO e fa vedere dei trend di cui di nuovo leggiamo sui giornali, cioè di nuovo aspettativa di vita allungata anche nei paesi in via di sviluppo, ormai è più di 63 anni, continua a esserci molta mortalità infantile, ma quello che è assolutamente nuovo è che insieme a questa lunghezza dell'aspettativa di vita sono cominciate a comparire nelle top 10 dei problemi sanitari che portano a morte le malattie che fino a 20 anni fa non erano assolutamente in questa casistica. Vedete per esempio il diabete è fra i principali 10 cause di morte al mondo, entrata nella statistica di quest'anno. In India ormai si muore più di diabete che di tutte le malattie infettive messe insieme. La malattia ischemica del miocardio miete da sola 15 milioni di persone, e le malattie non comunicabili, quindi le malattie a causa non infettiva, sono salite dal 23% soltanto negli anni 2000 a rappresentare il 37% di tutte le cause di morte. E questa è una cosa assolutamente straordinaria, perché malattie di questo tipo noi pensavamo fossero in qualche maniera ristrette alla nostra società occidentale avanzata, ma non è così. Guardate questa mail ricevuta qualche anno fa dall'ICGB, una mail firmata dall'Accademia Africana delle Scienze, che dice: stiamo vedendo che anche nelle grandi città metropolitane dell'Africa le malattie degenerative cominciano ad avere un impatto molto importante, quindi chiediamo alle CGB se ci dà aiuto a studiare questo tipo di malattie e quindi a entrare nel mondo della medicina rigenerativa. Pensate, in Africa, dove finora i grandi problemi sanitari erano considerati HIV, la malaria, le grandi malattie infettive africane e la fame. Quello che sta succedendo è in realtà molto ben rappresentato da un lavoro molto semplice nella sua concezione, ma assolutamente brillante, che è compiuto da un gruppo di ricercatori, di epidemiologi dell'Albert Einstein College of Medicine a New York, e pubblicato su Nature alla fine dello scorso anno. Questi ricercatori hanno semplicemente preso i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si sono chiesti in quale classe di vita, quindi in quale range di anni, c'è stato questo enorme aumento dell'aspettativa di vita. Cioè, se noi siamo saliti di 27 anni soltanto in un secolo, quale decade ha beneficiato di più di questo? E il risultato è stato questo, cioè che evidentemente c'è poco guadagno fra 20 e 40 anni, fra 40 e 60, la grandissima parte del guadagno c'è stata fra 60 e 80 o 60 e 90, con questa grande impennata, e questo vi potete dire è abbastanza intuitivo, ma la cosa straordinaria di questa curva è che voi vedete benissimo che non c'è stato nessun tipo di guadagno dell'aspettativa di vita
dopo i 95-100 anni, cioè il numero di persone che riescono percentualmente a raggiungere 110-120 anni è rimasto assolutamente lo stesso. La persona che ha il record di vitalità registrato al mondo è una signora francese, si chiama Jeanne Calment, è morta circa 20 anni fa ed è arrivata a una età di 122 anni e mezzo. E questo succedeva 20 anni fa, cioè nonostante l'enorme progresso di questi ultimi 20 anni, questo record non è stato battuto. Cioè quello che succede è che la specie umana, per un motivo biologico che noi non riusciamo a capire, ha un'aspettativa di vita massima fissata intorno a 120-125 anni. E questa è un'aspettativa di vita che è fissata geneticamente in qualche maniera, come è fissato per esempio a 2 anni l'aspettativa di vita del topo, a 3 anni quella del ratto, a 12 anni quella della pecora, a 15-25 anni quella delle varie specie, razze di cane, o come l'aspettativa di vita del moscerino della frutta è di 3 mesi, o della tartaruga di 150 anni. Cioè c'è una specie di orologio biologico all'interno dei nostri geni che ci fissa la massima aspettativa di vita. Cos'è questo orologio biologico? Nessuno lo sa. È uno degli misteri più affascinanti che secondo me esistono in biologia, cioè capire perché un topo vive 2 anni al massimo, un uomo vive 120 anni al massimo, pur condividendo la maggior parte delle funzioni e dei geni. Quello che però sappiamo è che, se non sappiamo il motivo, e abbiamo più di una trentina di teorie, sapete che in medicina o in biologia, quando ci sono molte teorie per spiegare un evento, è possibile che ciascuna di queste sia un pochino vera, ma la cosa più probabile è che nessuna di queste in realtà rappresenti la totalità della risposta. Quello che sappiamo e quello che almeno intuiamo è perché questo serve. Beh, perché l'evoluzione non è spinta, l'evoluzione naturale non è spinta dall'organismo, agisce sull'organismo, ma in realtà quello che viene selezionato sono i geni, cioè noi in realtà siamo semplicemente delle macchine, dei veicoli per trasferire i geni alla nostra progenie, e quando i nostri geni sono trasferiti alla progenie e la progenie è sufficientemente adulta e matura per a sua volta trasferire i geni alla propria progenie, allora noi diventiamo quasi dei competitori per l'accesso alle risorse sul pianeta, e quindi è giusto che l'evoluzione naturale ci faccia fuori, quindi invecchiare e morire ha molto senso dal punto di vista evolutivo, proprio per consentire l'evoluzione. Quindi se intuiamo questo, l'altra cosa che invece capiamo con più precisione, se non il meccanismo, ma almeno dei correlati di questo tipo di fenomeno, cioè dell'invecchiamento e della morte. Cioè ormai capiamo molto bene che invecchiare e morire è qualcosa di intimamente correlato, probabilmente anche è la conseguenza diretta, del fatto che noi perdiamo la capacità di rigenerare e riparare le cellule nella maggior parte dei nostri organi. Cioè noi abbiamo delle funzioni di creazione, di rigenerazione degli organi, di riparazione degli organi nella vita adulta che progressivamente si esauriscono. Se vi piace il concetto di cellule staminali, ne parleremo a lungo fra un attimo in poi, noi perdiamo la capacità staminale di riparare le cellule. Vi faccio vedere un esempio per tutti che secondo me è straordinario. Questo è uno studio pubblicato un paio d'anni fa a firma di un gruppo di ricercatori olandesi che era interessato a capire se l'accumulo di mutazioni nel DNA nel corso della vita fosse in qualche maniera responsabile dell'invecchiamento. Quindi avevano a disposizione una serie di individui che avevano seguito alcuni per 10, alcuni per 20, alcuni per 30. Questa signora in particolare, Richietta von Andel Schipper, è stata seguita per quasi 40 anni, quindi avevano a disposizione campioni di sangue per quasi 40 anni, finché questa signora è morta all'età di 115 anni, è morta per un carcinoma gastrointestinale, non ricordo esattamente dove. E quindi, avendo a disposizione questi campioni, hanno sequenziato il DNA progressivamente, anno per anno, e in realtà hanno trovato che nel corso di 40 anni questa signora aveva accumulato nel sangue, quindi nelle cellule staminali ematopoietiche che davano origine alle cellule del sangue, soltanto qualche centinaio di mutazioni. Quindi il DNA è composto da 3 miliardi di nucleotidi, quindi trovare qualche centinaio di mutazioni in 40 anni significava niente. La conclusione di questo studio dal punto di vista dell'invecchiamento era in realtà che le mutazioni non sono la causa dell'invecchiamento. Cioè è vero che si accumulano, ma la maggior parte di queste cadono fra un gene e l'altro, oppure all'interno di un gene, ma non nelle porzioni codificanti, quindi non tali da compromettere le funzioni del genoma.
La cosa interessante però è che facendo questo studio delle mutazioni avevano a disposizione dei marcatori specifici per seguire la clonalità delle cellule del sangue, cioè a quel punto se una mutazione cade in una cellula staminale ematopoietica tutta la progenie di questa cellula avrà quella mutazione, quindi si potevano chiedere, dice, ma l'ematopoiesi da quante cellule è sostenuta? E normalmente si sa che l'ematopoiesi, cioè le cellule che circolano nel sangue, sono sostenute da circa 10.000 cellule staminali. Quindi noi abbiamo 10.000 cellule staminali ematopoietiche che in un dato momento producono tutte le cellule che circolano. Bene, questa signora quando è morta a 115 anni aveva 2 cellule staminali, cioè tutto il suo sangue che era perfettamente, peraltro normale, nessun tipo di malattia ematologica, era sostenuta, tutta l'ematopoiesi era sostenuta soltanto da 2 cloni diversi. Immaginate che se questa signora non avesse avuto il tumore che poi l'ha uccisa, ne avrebbe avuto una e poi sarebbe morta di aplasia midollare. Questo è un paradigma molto interessante per sostenere questo concetto che l'invecchiamento e poi la morte sono un fenomeno biologico in qualche maniera correlato e forse causativo e forse la conseguenza dell'incapacità degli organi di rigenerare. Allora, se voi guardate alla medicina dei nostri giorni da questo punto di vista, sicuramente sareste meno stupiti di vedere che le persone in Europa che sono sopra gli 80 anni hanno un'incidenza di una demenza, con l'80% dei casi morbidi di Alzheimer, di 1 su 3. Uno su tre dopo gli 80 anni, quando abbiamo detto che l'aspettativa di vita media da noi è 80 per le donne e per gli uomini 85 per gli uomini, oppure di sapere che se prendiamo le persone dopo i 75 anni, una persona su tre, il 30%, non ci vede bene perché è una degenerazione maculare senile dovuta alla degenerazione della retina, e una persona su due non ci sente bene perché ha una degenerazione delle cellule dell'orecchio interno. Noi associamo la presbiacusia senile come segno quasi spontaneo della senilità, dell'invecchiamento, ma in realtà è una malattia dovuta alla perdita di cellule e all'incapacità dell'organismo di rigenerare queste cellule, oppure che ci sono 140 milioni di persone al mondo che hanno bisogno dell'insulina perché hanno perso, o per diabete di tipo 1, quindi attacco autoimmunitario, diabete di tipo 2 per esaurimento, la capacità di secernere pancreas dalle cellule beta c'è l'insulina delle cellule beta del pancreas e dall'incapacità del pancreas di rigenerare queste cellule. Quindi le patologie che la medicina affronta adesso, queste non communicable disorders, 37% della patologia mondiale, compresi i paesi in via di sviluppo, sono patologie da esaurimento della capacità rigenerativa delle cellule. E voi direte, ma è molto interessante, però insomma la medicina ha fatto talmente tanti progressi che ci sono farmaci per contrastare questo. Quanti farmaci ci sono per l'Alzheimer? 0. Quanti farmaci ci sono per rigenerare la retina? 0. Quanti farmaci ci sono per rigenerare le cellule dell'orecchio interno? 0. Per rigenerare le cellule beta? 0. Per trattare lo scompenso cardiaco, che è anche una patologia in gran parte legata alla perdita di cellule, lì ci sono 6 farmaci. Guardate quando sono stati introdotti questi 6 farmaci che vengono utilizzati nella pratica clinica. I primi, la digitale, i diuretici, sono già presenti nella letteratura scientifica all'inizio del 1900. La digitale aneddoticamente era usata dagli antichi egizi per i problemi di cuore. Poi negli anni 70 gli antagonisti dell'aldosterone, 2 farmaci che hanno cambiato un po' lo scenario dello scompenso cardiaco negli anni 70, beta bloccanti e ACE inibitori, e l'angiotensin 2 receptor blockers, i sartani, a metà degli anni 90. Quindi sono 20 anni che né l'accademia né l'impresa farmaceutica sono stati capaci di sviluppare nuove trattamenti per lo scompenso cardiaco. C'è molta eccitazione adesso per un farmaco, l'LCZ696, che è una combinazione di 2 farmaci che di per sé sono relativamente poco efficaci. La combinazione è più efficace, ma dà un vantaggio terapeutico che è sicuramente sproporzionatamente piccolo rispetto all'aumento straordinario di persone che vengono diagnosticate con scompenso cardiaco, e nessuno di questi farmaci ha la capacità di targettare il problema della degenerazione e della rigenerazione. Sono farmaci che di fatto cercano di far sì che le cellule che sopravvivono si contraggano un po' meglio.
E non è che siano mancate, per esempio, in ambito cardiologico le sperimentazioni, come le sperimentazioni per l'orecchio, per l'occhio, per il pancreas. Questa è una lista di farmaci che sono falliti negli ultimi 20 anni in trial clinici di fase 3. Cioè l'industria e l'accademia ci hanno disperatamente e ampiamente provato, tanto che hanno quasi esaurito il loro entusiasmo. Questo è il titolo di un editoriale che è recente, sempre in ambito cardiovascolare, che dice, che si chiede se lo sviluppo di farmaci cardiovascolari è morto o è soltanto ibernato. Voi mi passerete il fatto di utilizzare il cuore, perché insomma è l'organo su cui facciamo più ricerca in laboratorio, ma penso che quella del cuore sia una specie di paradigma che possa essere applicato a moltissimi altri organi. Allora, uno dei motivi per cui in realtà è difficile pensare che la generazione attuale di farmaci possa funzionare contro le malattie degenerative è che la generazione attuale di farmaci è basata su piccole molecole chimiche. Questo è quello che l'impresa farmaceutica sa fare molto bene, sviluppare piccole molecole chimiche che in qualche maniera interagiscono con proteine della cellula. Ma piccole molecole chimiche sono fantastiche se dovete inibire un recettore tirosino-chinasico per i tumori, oppure se dovete bloccare un enzima. Ma è difficile pensare che una piccola molecola chimica possa innescare un processo così grosso come la rigenerazione di un organo o di un tessuto. Ed ecco allora che lì è dove la grande speranza viene risposta nelle biotecnologie, cioè nella ricerca di farmaci biologici per affrontare i problemi degenerativi. E quali possono essere i farmaci biologici? Beh, ce ne possono essere almeno di tre categorie. Uno è molto ovvio, cioè se la gran parte delle malattie non trasmissibili in maniera infettiva, quelle di cui stiamo parlando, malattie degenerative, è legata alla perdita di cellule, ecco che allora noi possiamo rimpiazzare queste cellule con cellule prese dall'esterno, quindi mettere cellule coltivate in laboratorio o selezionate in qualche maniera per rimpiazzare quelle che l'organismo ha perduto e non è in grado di rifare. Oppure possiamo pensare di avere nuove proteine o nuovi peptidi che possono essere somministrati e possano in qualche maniera stimolare la capacità dell'organismo a rigenerarsi, però questo è un compito molto concettualmente molto più difficile, perché non esistono fattori che in qualche maniera possano stimolare la rigenerazione tissutale se voi andate al di fuori di quello che è la situazione nel sistema ematopoietico. Oppure queste nuove molecole biologiche possono essere geni, e quindi acidi nucleici usati per la terapia. Ma col termine di geni uno non deve in questo momento pensare soltanto a geni che codificano per proteine, quindi segmenti di DNA che codificano per proteine, ma geni vuol dire tutto quello che è un acido nucleico, quindi possono essere piccoli frammenti di DNA, possono essere piccoli frammenti di RNA, possono essere RNA a doppio filamento, possono essere degli RNA che con la loro conformazione si legano a una proteina cellulare, quindi tutto un grande spettro che rientra nell'ambito della terapia genica con piccole molecole. Vediamo un attimo com'è lo stato della situazione in queste sperimentazioni. Allora, partiamo dalle cellule staminali. Voi sapete che nelle cellule staminali c'è stato un interesse straordinario negli ultimi 15 anni, quasi 20 anni. Questo interesse era stato sostanzialmente stimolato da tutta una serie di osservazioni molto roboanti pubblicate nelle migliori riviste scientifiche, vedete Science, Neuroscience, Nature Cell Biology e così via, che avevano a un certo punto dimostrato, e qui siamo all'inizio degli anni 2000, quindi 15 anni fa, o pensavano di aver dimostrato che nell'organismo ci fosse una capacità staminale diffusa, cioè ci potessero essere cellule, per esempio, che prelevate dal pelle potessero diventare muscolo, prelevate dal muscolo potessero diventare midollo osseo o sangue, oppure che dal sangue diventassero vasi sanguigni, o addirittura che dal midollo osseo ci fossero cellule che diventavano cellule di cervello, o cellule di cervello che diventavano muscolo e così via, come se ci fosse in qualche maniera una capacità che al tempo veniva chiamata transdifferenziamento o plasticità delle cellule staminali. Un esperimento molto famoso
in cardiologia a firma di un gruppo che al tempo stava a New York e poi è passato a Harvard, aveva dimostrato che prendendo cellule del midollo e mettendo queste cellule del midollo nel cuore di un topolino infartuato, c'era soltanto dopo 10 giorni la rigenerazione completa di più del 70% della massa miocardica perduta, compresa le cellule contrattili, ma anche i vasi sanguigni e tutto lo stroma. E poi c'era stata un'ondata di ricerca, pubblicata anche questa benissimo, che aveva pensato di dimostrare che nel midollo osseo esistessero delle cellule che erano in grado di rifare i vasi sanguigni, queste cellule al tempo venivano chiamate endothelial progenitor cells, EPCs, e quindi se voi guardate la letteratura c'è ancora una coda di questi tipi di studi nella lettura così di più di basso impatto. C'erano EPCs che riuscivano a rigenerare situazioni di arti ischemici piuttosto che di ischemie cerebrali, e EPCs in qualche maniera coinvolte nel danno a diversi tessuti, dal diabete a altre malattie di tipo metabolico. Poi c'erano stati studi che avevano dimostrato per esempio che tutti gli organi contengono delle cellule che sono in grado di rigenerare l'organo stesso, per esempio il cuore conterrebbe, secondo questo lavoro pubblicato anche questo benissimo, vedete questo era Cell, l'altro del midollo osseo era Nature, che contenevano che il cuore conterrebbe delle cellule endogene staminali cardiache che potevano essere coltivate in vitro e isolate grazie a un marcatore che si chiama C-Kit, una proteina in superficie, e quindi utilizzate per rigenerare il cuore. Una ricercatrice, Ellen Blau, che è una delle più visibili ricercatrici a Stanford, ha pubblicato un editoriale per cui il sangue poteva essere una specie di autostrada in cui circolavano cellule staminali che a seconda dell'uscita che prendevano potevano diventare cellule di un organo piuttosto che di un altro. Tutte palle. Tutto questo si è rivelato totalmente falso. È un esempio straordinario di come tutto il mondo della ricerca scientifica e purtroppo di quella clinica che ha seguito questi studi con migliaia di pazienti iniettati con queste cellule si è fatta fuorviare da risultati che non erano assolutamente riproducibili. Altri ricercatori dopo un po' di anni avevano cominciato a prendere cellule di midollo, per esempio a metterle nel cuore, avevano visto che queste cellule continuano a fare le cellule di midollo, cioè fare le cellule staminali ematopoietiche, non formano cuore. Un altro ematologo sperimentale molto, molto in vista, Irving Weissman a Stanford, anche lui, aveva cominciato a esprimere delle voci molto critiche proprio su questo concetto della plasticità delle cellule staminali, cioè è tempo di riconsiderarla. Uno studio molto, molto interessante di una meta-analisi pubblicata sul British Medical Journal 3-4 anni fa, aveva preso più di 40 studi in cui cellule staminali di varie provenienze erano state iniettate all'interno dei pazienti in clinical trials, questi sono studi cardiaci, ci sono stati più di 70 studi di iniezioni di cellule staminali di varie derivazioni nel cuore, e aveva cercato degli errori metodologici in questi studi, errori di analisi statistica, errori di compilazione delle tabelle, numeri che non tornavano fra le figure legends e la figura, e aveva concluso che c'era una strettissima correlazione fra la frazione di iniezione che questi studi presentavano e il numero di errori, cioè quanto più alti erano il numero di errori negli studi, tanta più alta era anche la presunta frazione di iniezione, quindi il successo terapeutico di queste cellule. Questo è un insegnamento molto importante perché dice che la medicina deve andare cauta, deve essere fatta con criteri di precisione, di rigore metodologico, non deve essere stimolata dall'ansia del risultato dello sperimentatore clinico o dall'ansia del risultato imposto in qualche maniera dalla pressione del paziente, della famiglia. Questo anche è interessante culturalmente. A un certo punto il gruppo di Cell pubblica un nuovo giornale che si chiama Stem Cell Reports. La dottoressa Zacchigna manda un lavoro scientifico a questo giornale, una rivista che è diventata molto, molto rispettata, e questo lavoro viene mandato ai reviewers, ai reviewers piace, e l'editore in chief, che è una ricercatrice molto nota
in Olanda, Christine Mummery, risponde alla dottoressa Zacchini dicendo: siamo molto contenti di pubblicare il vostro lavoro, ma essendo il vostro lavoro basato sulle cellule mesenchimali staminali, quindi una popolazione di cellule che putativamente la letteratura scientifica pensava potesse diventare cellule di altri organi, dice: noi siamo molto rigorosi, ho detto, vi pubblichiamo il lavoro soltanto se la parola mesenchymal stem cells, MSC, viene sostituita sempre da MSC, ma in cui l'S non è staminale, ma diventa stromal, perché non c'è nessuna evidenza che le cellule staminali esistano all'interno del midollo. Questo lavoro era un lavoro in cui la stromalità era essenzialmente quello che andavamo a dimostrare. Questo vi dà un'idea proprio di un cambiamento di trend culturale riguardante le cellule staminali. Poi la storia si è condita anche di frodi, c'è stata a un certo punto una commissione di inchiesta a Harvard che ha questionato più di 70 lavori scientifici pubblicati, e la storia è finita con un patteggiamento fra l'Università di Harvard e l'ospedale Brigham and Women a Boston con il governo federale americano, un patteggiamento per cui Harvard sta pagando 10 milioni di dollari per mettere a tacere e chiudere una storia di frodi nell'ambito delle cellule staminali. E questo è successo poche settimane fa. E l'ultima slide su questo argomento la prendo da una diapositiva rubata e fotografata da un collega, col suo permesso ovviamente, a un meeting, Andreas Zayers, che fa vedere un cartoon molto interessante. Dice: we are going to regenerate the heart, l'omino che porta il carretto, e il cavallo che invece di essere messo davanti è messo dietro, e dice: non sta andando da nessuna parte. Ricordiamoci che se parliamo di cellule staminali esistono soltanto due esempi in cui le cellule staminali funzionano nella pratica clinica. Uno che è usato da 50 anni, che sono le cellule staminali ematopoietiche per il trapianto di midollo, e il secondo è tutto quello che ha a che fare con le cellule di tipo epiteliale, che possono essere utilizzate per rifare lembi di pelle e per rifare i cheratinociti di questi lembi, ma persino, per esempio, non il derma, possono essere usate per rigenerare la cornea, nelle opacità corneali, oppure possono essere utilizzate per ricoprire scaffold sintetici. Questa, per esempio, è una trachea sintetica, un materiale sintetico che è ricoperta da cellule epiteliali. Caratteristica delle cellule epiteliali, delle cellule staminali ematopoietiche, che sono cellule che rigenerano continuamente durante tutta la vita. Non esiste nessun esempio di applicazione clinica in questo momento di cellule staminali che siano derivate da un adulto e rigenerino cuori, reni, cervello, occhio, pancreas o qualsiasi altro organo. E tuttavia però cellule staminali esistono nell'organismo, cellule staminali esistono perché esistono durante lo sviluppo embrionale, perché tutti noi in realtà siamo figli di l'oocita di nostra madre fecondato dallo spermatozoo di nostro padre, lo zigote che da una cellula diventa 2, 2, 4, 4, 8, quando è allo stadio di circa 150 cellule, 4-5 giorni dopo la fecondazione, forma una sferetta, questa sferetta si chiama blastocisti, la sferetta ha un ammasso di cellule che è la massa cellulare interna ed è quella che poi va a impiantarsi nell'utero. E queste cellule evidentemente sono delle cellule staminali vere e proprie, perché da ciascuna di queste cellule poi derivano tutte le cellule specializzate di un organismo. Per buttarla giù in numeri, queste sono circa 150 cellule. Un organismo come il mio, come il vostro, ha circa 10 alla 14 cellule, quindi 100.000 miliardi di cellule, ciascuna delle quali specializzata a svolgere una di circa 240 funzioni, quelle che noi chiamiamo tipi cellulari diversi, i neuroni, i fotorecettori, le cellule epiteliali dell'intestino e così via. Quindi da questa cellula evidentemente è possibile ottenere qualsiasi tipo di altre cellule, e quindi questa è una cellula staminale. Già negli anni 80 un ricercatore che si chiamava Marcus Evans, che poi ha vinto il premio Nobel per questo, aveva osservato che io posso prendere un embrione allo stato di blastocisti nel topo, posso disgregare queste cellule, metterle in laboratorio, e queste cellule che lui ha chiamato cellule embrionali staminali cominciano a proliferare e proliferano indefinitamente. Nel terreno di coltura giusto possono essere mantenute per sempre. E se possono essere mantenute per sempre, ecco allora che noi abbiamo una sorta di fonte di cellule staminali perenne, perché noi potremmo prendere uno spermatozoo da un donatore, un uovo da un donatore, creare uno zigote, fare una blastocisti,
distruggere la blastocisti dopo 4-5 giorni. Questo è lo stadio in cui, per esempio, nelle cliniche della fertilità l'embrione viene impiantato nella donna, invece qui lo distruggiamo, lo mettiamo in cultura, poche cellule lo teniamo molti miliardi, le facciamo diventare le cellule dell'organo che ci interessa, quindi neuroni, cardiomiociti, piuttosto che cellule di altri organi, e le iniettiamo nel paziente. Questa cosa funziona molto bene. Queste sono cellule embrionali staminali di topo, sono state fatte differenziare a cellule cardiache. Vedete che il differenziamento è molto efficace, la cultura si contrae in maniera sincrona perché del differenziamento cardiaco c'è l'espressione di una proteina delle gap junction fra cellule e cellule, si chiama connessina 43, che trasmette rapidamente il segnale elettrico. Se io prendo queste cellule di cuore e le metto all'interno di un topolino infartuato, rigenero completamente il cuore. Ci sono però dei problemi, insomma, non banali. Primo, devo stare attento di differenziare il 100% di queste cellule, perché se lascio soltanto qualcuna di queste cellule, ecco che questa, invece di rigenerare quell'organo, può formare un teratoma, quindi un tumore che è proprio derivato dalle cellule embrionali staminali. E poi comunque io sto impiantando all'interno di un organo delle cellule che sono ottenute con la fecondazione in vitro, quindi potenzialmente hanno, cioè sicuramente hanno un HLA diverso, quindi è come se facessi un trapianto d'organo e quindi ho bisogno di immunosoppressione. La sperimentazione più avanzata in questo momento da questo punto di vista è una sperimentazione nelle scimmie fatta da un ricercatore che sta a Seattle, si chiama Chuck Murray, che ottiene circa 1 miliardo di cellule embrionali staminali con questa procedura, da queste le converte a cardiomiociti, ci sono dei trattamenti con aggiunta e toglimento, con aggiunta e rimozione di alcuni fattori in maniera sincrona, per cui l'80-90% di queste cellule diventano cardiomiociti e questi poi possono essere iniettati. Un esperimento nelle scimmie è stato fatto e sta procedendo rapidamente verso l'uomo a New York. C'è un'altra sperimentazione fatta esattamente nella stessa maniera, in cui vengono ottenuti neuroni dopaminergici con un altro cocktail di fattori e iniettati per via stereotattica per curare il morbo di Parkinson, iniettandoli nella sostanza nigra. Oltre al problema del rigetto, però, c'è anche un problema etico noto, cioè noi per ottenere cellule staminali in questa maniera dobbiamo creare un blastocisti, quindi un embrione, e distruggere un embrione. Quindi c'è chi si chiede se stiamo distruggendo delle vite. Ci sono tante risposte che possono essere date, per esempio nelle cliniche della fertilità ci sono soltanto in Italia 500.000 embrioni inutilizzati che non possono essere impiantati e potrebbero invece essere usati per la ricerca. E poi embrioni allo stato di blastocisti vengono buttati via, se mi consentite la parola, dalla natura spontaneamente, quasi il 20% delle fecondazioni poi non viene portata avanti. E poi dal punto di vista biologico una blastocisti in realtà è un essere vivente soltanto potenziale, perché di fatto è una collezione di 155 cellule senza specializzazione. Però ovviamente c'è una pressione a trovare altre maniere per creare cellule staminali. E quindi una domanda è se queste cellule staminali embrionali possono essere ottenute in qualche maniera senza passare attraverso la fecondazione. E la risposta che qualsiasi biologo fino al 1998 avrebbe dato è assolutamente no. Cioè questo è un processo in cui il differenziamento è univoco, cioè si parte dalla cellula staminale, si arriva al neurone o alla cellula del pancreas, ma non si può mai tornare indietro. Invece improvvisamente in quell'anno compare una pubblicazione su Nature, a firma di un gruppo di veterinari scozzesi capitanati da Jan Wilmuth, che dimostra che in realtà questo non è vero e Wilmuth ottiene il revertimento dell'unidirezionalità del differenziamento creando la pecora Dolly. Cioè fino a quel momento quello che si pensava è che in realtà la cellula staminale fosse come una cellula sulla cima di una montagna e a seconda di dove scendeva prendeva una valle o l'altra, ma stando in una valle non poteva passare né nella valle vicina né tantomeno tornare a monte. Invece Wilmuth riesce a ottenere questo con un processo molto semplice in cui prende l'uovo di una cellula
differenziata, specializzata nel suo caso di una cellula della ghiandola mammaria e trasferisce quest'uovo all'interno del il nucleo di questa cellula trasferisce all'interno del citoplasma di un uovo di una donatrice, quindi il nucleo di una cellula differenziata all'interno del citoplasma di un uovo. Per qualche motivo succede che questo nucleo ha tutta l'informazione genetica per fare un nuovo essere vivente e invece di comportarsi come il nucleo di una cellula differenziata si comporta come il nucleo di un uovo fecondato e quindi di uno zigote e comincia a comportarsi come un embrione. Un risultato assolutamente straordinario dal punto di vista concettuale, perché è la prima dimostrazione che l'identità di una cellula non è qualcosa di misterioso, ma è semplicemente legato al numero di geni, alla qualità dei geni che vengono utilizzati, cioè tutte le 10-14 cellule del nostro organismo hanno esattamente la stessa informazione genetica, circa 20.000 geni, quindi per fare 20.000 proteine, ma se uno fa una fotografia di ciascuna di queste, in qualsiasi momento ne vengono utilizzati soltanto un quarto, quindi circa 5.000, e questi 5.000 variano se la cellula è un epatocite, un linfocite, un neurone, una cellula della pelle e così via. E Wilmut dimostra che da una cellula specializzata uno può ritornare ai 5.000 geni che caratterizzano la cellula embrionale staminale. Per la medicina rigenerativa sarebbe un colpo da maestro per fare quello che si chiama therapeutic cloning. Immaginate di avere un paziente con cirrosi epatica che la cui unica speranza di sopravvivenza è un trapianto di fegato. Prendiamo una qualsiasi cellula, che può essere una cellula della pelle piuttosto che un linfocito del sangue, recuperiamo il nucleo di questa cellula, una donatrice ci dona un'oocita, rimuoviamo il nucleo dell'oocita, inseriamo questo nucleo del paziente all'interno dell'oocita, coltiviamo l'oocita in laboratorio, alla fine dello stadio di blastocisti, distruggiamo la blastocista, otteniamo le cellule staminali embrionali, ne otteniamo molti miliardi, le facciamo differenziare epatociti, le riniettiamo all'interno del paziente. È come se quel paziente, quando 80 anni prima era allo stato di un embrione, come se qualcuno con una pinzetta avesse prelevato una delle sue cellule embrionali staminali dell'embrione, l'avesse messo in freezer e l'avesse tirata fuori al momento utile. Di nuovo, questa tecnologia è utilizzatissima, questa tecnologia si chiama clonazione animale mediante trasferimento nucleare, è utilizzatissima in zootecnia e veterinaria. Ci sono cavalli clonati che partecipano alle gare di equitazione, ci sono vitelli clonati, ci sono maiali clonati, ci sono animali da compagnia, maiaco clonati, ci sono aziende negli Stati Uniti che offrono per circa $80.000 servizi di clonazione e se il vostro cane preferito, il vostro gatto preferito sta morendo o addirittura è già morto, potete prenderlo, metterlo in frigo e sul web avete le istruzioni per prelevare un pezzetto di tessuto, mandarlo all'azienda, $80.000 con la carta di credito vi danno una copia geneticamente identica del vostro animale preferito. Per arrivare sull'uomo c'è qualche problema, perché di nuovo ci sono problemi etici e problemi di e legati soprattutto al fatto che per far questo in realtà uno un embrione deve ottenerlo e poi deve disgregarlo, e quindi chi è credente nella Chiesa Cattolica dice ma questo significa creare una vita e poi distruggerla, quindi non va bene. Quindi l'impasse continua finché compare questa persona che ha veramente rivoluzionato il mondo della medicina rigenerativa, si chiama Shinya Yamanaka, è un ortopedico di Kyoto, persona molto interessante, ha 40 anni, si stufa di fare il chirurgo ortopedico, dice io non posso passare tutta la vita a fare questo, voglio fare qualcosa di più importante per l'umanità, lascia la sala chirurgica, lascia l'ortopedia, mette in piedi un laboratorio e comincia a fare lo screening di fattori che possono convertire direttamente una cellula della pelle in una cellula embrionale staminale. E screena più di una ventina di fattori e trova una combinazione di quattro fattori che sono questi in rosso qua, SOX2, CIMIC, KL4 e OCT4, che messi in combinazione sono capaci direttamente di convertire qualsiasi cellula dell'organismo in una cellula embrionale staminale. All'inizio c'è molta discussione se queste cellule fossero veramente uguali alle cellule embrionali staminali. L'anno dopo un laboratorio dell'MIT produce un topo usando questa tecnologia, quindi queste cellule che si chiamano cellule IPS, Induced Pluripotent Stem Cells, diventano lo standard per la rigenerazione. Allora io adesso ho in mano una tecnologia per prendere una qualsiasi cellula dell'organismo e trasformarla in una cellula dell'embrione. Questa cellula poi può essere espansa e può essere utilizzata
per fare veramente medicina rigenerativa di qualsiasi organo. Questo è un meeting in cui eravamo insieme in Finlandia alla fine dell'anno scorso, e questa è lui che parla su una delle sue slide, e vedete che dalle sue cellule lui propone di ottenere neuroni dopaminergici, cellule cardiache, cellule del pancreas, cellule del fegato, cellule dell'osso, insomma cellule della pelle. Yamanaka vince il Nobel per la medicina nel 2012 per questa scoperta, e l'altro mese è ricominciata la prima sperimentazione che usa queste cellule IPS per la rigenerazione retinica, quindi paziente con degenerazione della retina a Kyoto, da cui è stato prelevato il cellulo della pelle, convertito in cellule embrionali staminali, ottenuto una certa quantità. Per la retina i numeri sono molto piccoli, sono nell'ordine di soltanto qualche milione, e questo milione di cellule embrionali staminali convertite in cellule della retina e iniettate all'interno del paziente. Questa è la punta di diamante delle cellule staminali. Le uniche cellule staminali che funzionano sono queste che ricapitolano le cellule embrionali staminali, o direttamente dalla fecondazione oppure attraverso questo metodo delle cellule staminali indotte. Però in realtà tutto questo è un po' artificioso, perché noi stiamo correndo dietro all'idea di voler rigenerare gli organi a partire dall'inoculazione di cellule dell'esterno. Cioè, ci siamo rassegnati al fatto che il nostro organismo non ce la fa a rifare cuore, fegato, retina, cervello, e quindi dobbiamo sostituire queste cellule con cellule che vengono dall'esterno. Ma come fanno altre specie animali a rigenerare gli organi? Per esempio, le salamandre sono in grado di rigenerare gran parte del cristallino, della retina, porzioni del cuore, rigenerare l'intera coda o gli interi arti. Questa è una salamandra fantastica, si chiama Axolotl, che è un nome maya, il nome linneiano è Ambystoma mexicanum, perché vive su vulcani spenti del Messico a 4.000 metri di altezza, ed è un animale che si è bloccato nella sua evoluzione allo stato larvale, si riproduce anche allo stato larvale, e se voi prendete questo animale, gli tagliate una zampa, e poi lo lasciate, vedete che questa zampa ricresce nell'arco di 40 giorni. Non potete tagliarla una volta, potete tagliarla 100 volte, e 100 volte questa zampa ricrescerà, e ricrescerà rifacendo esattamente l'anatomia, la morfologia, l'osso, i nervi, i muscoli, il sistema sanguigno. E se vi chiedete: ma come fa questo animale a rigenerare la zampa? Ci sono cellule staminali? Dice: no, non ci sono cellule staminali, sono le cellule che già esistono, quindi le cellule dell'osso, del muscolo, dei nervi, dei vasi, che sentono il danno, tornano un attimo indietro nella loro capacità differenziativa, si rimettono a proliferare e rifanno completamente l'arto. Cioè, anche noi facciamo questa cosa qua, ma solo una volta nella nostra vita, quando siamo un embrione che fa la gemmazione degli arti. Lì facciamo esattamente la stessa cosa. Questi animali, per qualche motivo, hanno mantenuto questa capacità di farlo per tutta la vita. Ma se esiste una capacità di farlo, vuol dire che c'è un programma biologico. Se c'è un programma biologico, c'è un programma genetico, allora perché non possiamo pensare di rigenerare gli organi stimolando direttamente la capacità endogena di rigenerazione degli organi? E allora qui è il paradigma del cuore che viene in nostro soccorso, perché il cuore è per antonomasia, insieme al cervello, un organo che non si replica. Una persona di 75 anni ha più del 50% delle sue cellule contrattili che sono quelle con cui è nato. Pensate, sta cellula che per miliardi di volte si contrae, ma è esattamente quella per che 75 anni fa era stata formata. E la proliferazione dei cardiomiociti si ferma esattamente alla nascita. Se voi iniettate un topolino con un analogo del DNA, che quindi vi dà un'idea della marcatura del DNA quando questo viene incorporato, quindi nella fase di sintesi del DNA, quando il DNA si replica, e iniettate questo topolino alla nascita e andate a cercare cellule che hanno incorporato nel nucleo questo nucleotide, qui sotto forma di queste positività rossa, trovate che più del 35% di cellule sono in attiva replicazione. Fate lo stesso esperimento in un topolino di 2 mesi, quindi in un topo adulto, la percentuale è zero. Cioè c'è una finestra all'inizio della vita, nella prima settimana di vita, in cui il cuore cessa di proliferare, le cellule contratte del cuore cessano di proliferare. Però quelle che proliferano sono veramente cardiomiociti, sono cellule che già esprimono marcatori di cardiomiociti, non sono cellule staminali che proliferano e poi differenziano, sono cardiomiociti già differenziati, ma giovani e ancora capaci di proliferare, tanto che un laboratorio a Dallas
ha dimostrato che se uno prende un cuore e fa un danno, per esempio tagliando l'apice del cuore, e va a vedere la riparazione, e come fare un infarto se il topo è adulto, quindi la riparazione è attraverso una cicatrice, ma se invece si fa la prima settimana di vita, cioè i primi 7 giorni, c'è una rigenerazione e una rigenerazione completa. C'è stato uno studio pubblicato da un reparto di cardiologia a Vienna l'anno scorso, insieme a un grosso gruppo di ricercatori all'Università di Vienna, che ha trovato un caso clinico veramente entusiasmante e unico di una bambina che ha 2 mesi di vita. Era stata ricoverata in condizioni critiche con edema, cianosi, dispnea in ospedale d'urgenza, e all'ecocardiografia è stato dimostrato che aveva un massiccio, la risonanza magnetica, un massiccio infarto del miocardio. Questa era una bambina che faceva parte di una famiglia con difetti della genetici della coagulazione, quindi un caso rarissimo in cui si era formato un trombo dell'arteria coronaria in un neonato. La bambina ovviamente non poteva essere rivascolarizzata per via percutanea, e quindi in realtà è stato attivato un trattamento trombolitico, il trombo è stato completamente sciolto, era in situazioni critiche, poi progressivamente migliorata, ed è stata seguita con una risonanza magnetica, con tecniche allo stato dell'arte dal punto di vista oggettivo, fino all'età di 2 anni, e all'età di 2 anni, guardando il suo cuore, era completamente guarito. Cioè, questa bambina aveva un infarto massiccio che è completamente sparito, perché l'infarto aveva colpito una finestra in cui i cardiomiociti riuscivano ancora a replicare. E di fatto, se voi vedete, questi sono esperimenti di Matteo Dal Ferro, qui della cardiologia del dipartimento, se voi fate un danno al miocardio immediatamente alla nascita, la risposta del miocardio è con una massiccia proliferazione delle cellule. Qui sono viste di nuovo con questo marcatore che colora le cellule in rosso, da confrontare con le poche cellule che ci sono in condizioni normali. Quindi la risposta di un miocardio è quello di proliferare, se soltanto questo avviene nella prima settimana di vita. E noi non sappiamo perché il cuore si fermi alla prima settimana di vita, e possiamo soltanto fare delle ipotesi. Immediatamente alla nascita succedono delle cose drammatiche per l'organismo. Il cuore immediatamente comincia a pompare contro un grosso gradiente pressorio, quindi c'è uno stretch meccanico del ventricolo sinistro. Il cuore, che prima era un organo venoso nel ventre della madre, diventa un organo fortemente ossigenato subito dopo la nascita. Cominciano a comparire ormoni sistemici, come gli ormoni tiroidei, e ovviamente manca l'esposizione a potenziali fattori. Una cosa che succede sicuramente, questo è stato visto da Serena Zacchini in collaborazione con l'Università del Texas Southwestern, è che quello che succede alla nascita, e c'è questa inondazione di ossigeno del cuore, fa sì che ci sia un danno da produzione di reactive oxygen species e altri metaboliti tossici dell'ossigeno. Un danno al DNA è un segnale fortissimo per dire alla cellula: smetti di proliferare. Quindi questo sicuramente è uno dei segnali che avvengono. E ovviamente però, se c'è un segnale, in qualche maniera deve essere mediato da regolatori intracellulari. Quindi noi abbiamo detto: beh, ma allora proviamo a stimolare questi cardiomiociti a proliferare. Siamo un laboratorio che ha abbastanza esperienza nel trasferimento di geni in vivo, e quindi abbiamo cominciato a prendere regolatori del ciclo cellulare e cominciato a metterli nel cuore. Quindi abbiamo messo tutti questi fattori che sono attivi durante lo sviluppo embrionale e fetale del cuore, li abbiamo messi nel cuore adulto dopo l'infarto. Tutti questi non funzionano, altri laboratori hanno provato tutta un'altra serie di fattori, nessuno di questi funziona, non ci sono geni che riescono a stimolare il cuore a proliferare. Ed è allora che abbiamo pensato: beh, ma forse non abbiamo bisogno di un singolo gene, abbiamo bisogno di, sì, un singolo fattore, ma che sia in grado di scatenare una cascata. E allora sappiamo, dal lavoro di Fire e Mello, un altro premio Nobel per la medicina una decina di anni fa, che il nostro genoma non contiene soltanto l'informazione per fare 20.000 geni, ma contiene anche l'informazione per farne altri 2.000, che però non vengono tradotti in proteine. E questi altri 2.000 geni fanno soltanto degli RNA che all'interno del nucleo vengono processati, trasformati in RNA molto piccoli, si chiamano microRNA, portati nel citoplasma, e nel citoplasma vengono ulteriormente processati, e alla fine danno origine a un doppio filamento di RNA di 21-22 nucleotidi che si assembla su un complesso di proteine che si chiama RISC,
Qui uno di due filamenti viene rimosso e rimane l'altro filamento che fa, si appaia con gli RNA messaggeri della cellula e ne blocca la traduzione o li distrugge. Quindi ciascuno di questi micro RNA della cellula, di questi 2000 micro RNA della cellula, controlla l'espressione non soltanto di un RNA messaggero, ma dato che l'appaiamento a questo livello è molto lasso, controlla i livelli di espressione di decine o centinaia di RNA messaggeri, quindi sono dei regolatori globali di funzioni importanti della cellula, fra cui la proliferazione. Insomma, fare una storia breve, qualche anno fa abbiamo fatto uno screening di tutti i microRNA codificati dal genoma umano, ne abbiamo trovati una quarantina che sono in grado di spingere i cardiomiociti alla proliferazione. E per noi, come vi dicevo, siamo un laboratorio che ha molta esperienza nel trasferimento di geni in vivo, quindi li abbiamo messi all'interno di virus che vanno selettivamente nelle cellule che non si dividono. Questa è una classe di vettori molto interessante proprio nella medicina rigenerativa, si chiamano vettori adeno-associati, sono basati su un virus AV, che è un piccolo virus, 85% di noi ha anticorpi contro questo virus, ma non è mai stato associato a nessuna malattia. E biologicamente questo virus porta i propri geni, quindi qualsiasi gene di interesse, proprio nelle cellule che sono interessanti per la medicina rigenerativa, cioè queste cellule che non si dividono, neuroni, fibre muscolari, cardiomiociti. Uno può prendere questi vettori, iniettarli all'interno del cuore e vede che selettivamente vanno all'interno dei cardiomiociti, oppure ci sono dei vettori modificati nella loro proteine di superficie in cui questi vettori possono essere iniettati per via intraperitoneale o intravenosa, circolano nella circolazione e vanno selettivamente nel cuore. Bene, abbiamo cominciato a fare una serie di esperimenti con questi vettori e la cosa interessante è che prendendo un vettore virale che esprime due dei più microRNA più efficaci, che si chiamano 199 e 590, li mette nel cuore, ottiene una importante rigenerazione cardiaca. Vedete questo, vi faccio vedere, questi qua sono più evidenti. Questo è il ventricolo sinistro tagliato trasversalmente, questo è un grosso infarto a 12 giorni e a 60 giorni trasformato completamente in una cicatrice, e questi invece sono gli infarti molto più piccoli quando all'interno del cuore viene iniettato uno di questi vettori che porta il microRNA 199 in questo caso e 590 in questo caso qua. Questa è la prima volta in cui si è vista rigenerazione cardiaca post-infarto. La cosa ha avuto molta risonanza sui media, sia scientifici sia non scientifici. Questo è un editoriale così che ci è stato generosamente dedicato dal New England Journal of Medicine, altri editoriali, Nature Biotechnology e altri giornali, è stata la copertina delle scienze qui in Italia. Quali sono le cellule su cui agiscono questi microRNA? Ebbene, qui, credete sulla mia parola, non vi faccio vedere i dati, ma le cellule su cui agiscono sono i cardiomiociti che già esistono. Quindi questi microRNA arrivano nelle cellule che già esistono e in qualche maniera convertono queste cellule in cellule proliferanti, quindi rigenerano il cuore perché fanno una cosa che biologicamente non esiste, è quella di spingere queste cellule a proliferare. Spendo invece gli ultimi 5 minuti del mio tempo per farvi vedere qual è l'ultima progressione di questo lavoro, che per noi è molto molto eccitante. E l'ultima progressione di questo lavoro è provare che questi microRNA funzionano, come funzionano in un grosso animale. Il grosso animale, l'ambito cardiovascolare, significa il maiale, quindi abbiamo accesso a una serie di maiali da infartuare alla Scuola Superiore Sant'Anna a Pisa, e quindi qui l'esperimento è consistito nella legatura di un ramo della discendente anteriore, e che la cui legatura causa un infarto del setto della parete anteriore del ventricolo sinistro, e seguita da ischemia per 90 minuti, seguita da riperfusione. Abbiamo scelto un microRNA che è molto conservato in tutte le specie, questo è il grado di conservazione che è totale fra uomo, topo, ratto e maiale, e abbiamo preso uno di questi vettori AV e iniettato all'interno del cuore. 12 giorni c'è già una risposta proliferativa importante, questi sono esperimenti fatti qui in dipartimento dalla professoressa Bussani, vedete la cicatrice e un sacco di cellule che esprimono un marcatore che si chiama Ki67, che è un marcatore di proliferazione. Questo genere di quadro non si vede ovviamente nei controlli, e moltissimi di questi cardiomiociti nella zona vicina alla cicatrice dove è stato iniettato il vettore si sdifferenziano e esprimono un marcatore di sdifferenziamento che è GATA4. Vedete, questo è basso ingrandimento della cicatrice, qui ingrandimenti successivi,
un sacco di queste cellule che si differenziano e cominciano a esprimere questo marcatore. Visti in risonanza magnetica, questi cuori sono veramente, veramente spettacolari. E questa è la frazione di iniezione a 2 giorni dopo l'infarto, a 1 settimana e 1 mese. In bianco c'è il controllo, vedete la frazione di iniezione progressivamente scende, e viceversa quelli iniettati con il vettore virale che esprime questo microRNA 199 progressivamente sale, la dimensione dell'infarto è il contrario, la stessa dimensione a 2 giorni, ma poi progressivamente scende negli animali che sono trattati con il microRNA 199. Faccio vedere un paio di filmini, soltanto un filmino di questi che è molto, dà molto l'idea dell'efficacia di questi microRNA. Vedete, questo è un cuore di un animale a 1 mese, iniettato con un controllo. Vedete che c'è dilatazione del ventricolo sinistro, sottolineamento del setto, la parete dell'infarto, la parete anteriore, il ventricolo sinistro è praticamente immobile. E questi invece sono 2 animali trattati sempre a 1 mese, 1 mese prima, con il microRNA 199A. Vedete che, insomma, anche per un non cardiologo come me, insomma, la differenza è molto, molto apparente in termini di motilità, di assenza di sfiancamento del ventricolo sinistro, di allargamento, di assottigliamento delle pareti. Abbiamo risolto il problema? Sicuramente no, perché noi non sappiamo cosa succede nei tempi lunghi. Purtroppo questi vettori ci consentono di esprimere questi RNA in maniera non controllata, cioè una volta che stanno dentro una cellula cardiaca, staranno dentro la cellula cardiaca per mesi o per anni, quasi per tutta la vita dell'animale. Se andiamo a vedere alcuni animali visti a 2 mesi, questa proliferazione di cellule diventa sdifferenziamento, diventa quasi patologico. Vedete, queste sono masse di cellule infiltranti che ha Ki67 positive e GATA4 positive in un animale a 2 mesi da infarto. Molte di queste cellule esprimono un marcatore come la miogenina, che è un marcatore che è nel muscolo scheletrico. Considerate che questa non è patologia umana, cioè non si vedono pazienti con quadri che siano simili a questi, è una patologia, in qualche modo un quadro anatomopatologico indotto da un agente terapeutico utilizzato in dosi massicce per tempi molto lunghi. Molti di questi animali esprimono la miogenina, che nel muscolo scheletrico è un marcatore che si associa ai rabdomiosarcomi nel muscolo scheletrico. Alcuni di questi animali muoiono di aritmie perché hanno il ventricolo che è completamente cambiato dall'infiltrazione dalla proliferazione di queste cellule. Quindi non vogliamo utilizzare vettori, e anche perché non sappiamo come questi vettori poi potrebbero funzionare in altri organi, magari se il paziente ha dei tumori occulti, eccetera. Parliamo di proliferazione, quindi c'è sempre un campanello d'allarme. Ed è lì allora che però rientra in gioco proprio la biologia molecolare, perché questi microRNA sono delle molecole molto piccole che possono essere sintetizzate come chimicamente come molecole chimiche, quindi semplicemente 2 filamenti di 21 nucleotidi che possono essere facilmente formulati con alcuni lipidi se vengono iniettati nel cuore. Dopo 2 giorni c'è una concentrazione che è 200 volte la concentrazione basale, poi progressivamente scende, ma a 10 giorni, a 12 giorni ce n'è ancora più del livello basale. Quindi in questi 12 giorni questi microRNA hanno la capacità di esercitare un effetto. Questi sono esperimenti nel topo, e questo effetto è sufficiente per recuperare il danno miocardico. Questo è l'effetto di un singolo microRNA iniettato da Pierluigi Lesizza, una singola iniezione di 199A, di 590 dopo infarto, e questa è la grandezza dell'infarto. Vedete che questi sono a 2 mesi in grado di recuperare largamente l'infarto e poi tutta la funzionalità cardiaca. Se uno va a vedere dal punto di vista istologico questi cuori, vede che questi cuori hanno un sacco di cellule che hanno cardiomiociti, che sono in verde qua, sono colorati con una proteina specifica di cardiomiocita, che hanno proliferato. Molti di questi, vedete, sono piccoli, col nucleo centrale, un po' distaccati dalla superficie, sono probabilmente cardiomiociti giovani, prodotti di una replicazione. Questo è stato l'editor's pick anche dell'ultimo numero di Circulation Research, vedete un altro di questi cardiomiociti, e di nuovo è qualcosa che, insomma, sta suscitando un grande interesse. Perché è la prima volta, onestamente, che si riesce a pensare a una terapia rigenerativa cardiaca cercando di sfruttare il potenziale endogeno di
rigenerazione. Se ci riusciremo con questi microRNA, io francamente non lo so, noi ovviamente cercheremo di dare il nostro meglio per portare avanti questa ricerca a livello clinico. Penso che comunque, al di là del risultato diciamo specifico con questo tipo di farmaco, penso che sia importante rimarcare che questo tipo di ricerca, come molte altre in altri organi, rimarca un po' l'idea che ci sarà una nuova classe di farmaci che saranno fatti in medicina, faranno moltissimo. Questi farmaci non saranno più le piccole molecole chimiche a cui tutti noi siamo abituati, ma saranno farmaci genetici e saranno farmaci basati su microRNA, come in questo caso, oppure il contrario, piccoli filamenti di RNA che sono in grado di bloccare microRNA, di bloccare RNA messaggeri, di bloccare altri RNA all'interno delle cellule. Quindi vivremo certamente una medicina in cui ci sarà un preponderante uso di nuovi farmaci genetici basati su piccole molecole sintetizzate in laboratorio, che peraltro potranno essere formulate come farmaci veri e propri. Allora immaginate una situazione in cui le malattie non comunicabili rappresentano il 37% delle cause di morte, in cui ci sono 15 milioni di persone diagnosticate ogni anno con scompenso cardiaco, e immaginate una medicina in cui questo problema viene affrontato creando miliardi di cellule staminali, paziente specifici, e poi iniettato, convertendo questi miliardi di cellule in altrettanti miliardi di cardiomiociti, in questo caso iniettandoli nei pazienti. Sarà una medicina per pochi, per ricchi, molto molto sofisticata. Viceversa, un approccio di rigenerazione endogena è un approccio in cui basterebbe avere un microRNA o un altro piccolo farmaco genetico in una fialettina che un cardiologo idealmente può iniettare per via interventistica nell'arteria coronaria o in altre maniere all'interno del ventricolo per risolvere il problema, con una medicina molto più sostenibile anche come tipo di accessibilità. E con questo concetto io concludo. Molte le persone ovviamente coinvolte in questi studi, fatemi spendere soltanto qualche secondo per dire che questo è, a mio avviso, un esempio molto interessante di coinvolgimento e di strutturazione sia formale sia culturale di attività fra un ente di ricerca internazionale che sta nella sede di Trieste e l'Università di Trieste rappresentata dal Dipartimento di Medicina. Cioè, questo lavoro non sarebbe stato minimamente possibile se ci fosse stato l'ICGB da solo o il Dipartimento di Medicina da solo, ma è il frutto di una collaborazione con il gruppo di Gianfranco Sinagra, che è una collaborazione che va molto al di là della collaborazione scientifica, ma ha rappresentato negli ultimi 10 anni o più proprio un esperimento culturale di crescita comune, in cui i ricercatori che stanno in laboratorio godono del comprendere quali sono le problematiche cliniche, e i giovani clinici che stanno in reparto hanno la possibilità di affrontare le problematiche sperimentali. C'è una crescita culturale che penso veramente rappresenti un esempio unico di cui essere orgogliosi per il Dipartimento a livello nazionale e internazionale. E lo stesso discorso ovviamente vale per l'importante contributo dell'anatomia patologica, la professoressa Bussani. Ricordo soltanto che gli esperimenti nel maiale sono fatti da Fabio Recchi e dal suo gruppo a Pisa, e con questo vi ringrazio veramente e di cuore per la vostra attenzione. Grazie, grazie molto Mauro, e grazie Roberto per l'opportunità di essere io a fare un brevissimo commento. In verità, per dirvi quali sono le ragioni per le quali abbiamo pensato ai seminari di Dipartimento. Li abbiamo immaginati come momento di conoscenza e di formazione, ti prego, ecco, resta, momento di conoscenza e di formazione trasversale di discipline diverse, di livelli diversi di operatività all'interno delle discipline, ed è evidente da coloro che siamo qui oggi che dobbiamo lavorare per spiegare meglio il senso dei seminari. Cioè, li abbiamo pensati per docenti, per ricercatori
per operatori di sanità di varia area tematica, ma li abbiamo pensati per i docenti e per i ricercatori, ma anche per gli specializzandi e per gli studenti. E ci si è dati l'impegno di immaginare delle tematiche che avessero tre grandi caratteristiche: l'innovatività, che può essere anche quella bioetica quando si esplorano campi nuovi del conoscere, del ricercare, che avessero la trasversalità e che in qualche modo costituissero frontiere di conoscenza con tutta la capacità che le frontiere del conoscere possono avere nello stimolare pensiero. Devo dire che fra gli obiettivi, quindi, ci siamo dati la possibilità che le tematiche potessero non essere affrontate da professionisti del Dipartimento, ma un obiettivo forte, che io penso la lettura di Mauro abbia pienamente soddisfatto, cioè quello di dare evidenza a gruppi di ricerca importanti, come quello di ICGB e come quello dei ricercatori di ICGB, che sono stati negli ultimi anni riassorbiti all'interno del Dipartimento di Scienze Mediche, fra le persone che Mauro Giacca ha citato, a parte l'essere Mauro professore ordinario del Dipartimento, c'è Serena Zacchigna e c'è Chiara Collesi. Quindi dare visibilità ad attività di ricerca avanzate e qualificate, rendere evidente come queste attività possano svilupparsi con intelligenza, con cultura, con impegno, con relazionalità, con spirito di sacrificio, con passione anche nella nostra realtà. E una delle cose che con Roberto ci siamo detti quando abbiamo deciso di istituire i seminari di dipartimento è: dobbiamo in qualche modo fare dei seminari di dipartimento un elemento per aumentare il senso di appartenenza alla nostra università. In fondo Mauro Giacca è sicuramente un professionista, un ricercatore di intelligenza, capacità superiori, elevate, però dico, è una persona nata a Trieste, che si è formata all'Università di Trieste, che con sacrificio ha studiato, ha costruito non solo a Trieste ma in realtà in istituzioni internazionali il suo credito, la sua autorevolezza, il suo spessore culturale e scientifico. È diventato docente della Scuola Normale di Pisa, ha citato una serie di collaborazioni internazionali, ma oggi abbiamo sentito parlare una persona che in fondo ha costruito con impegno, con cultura, e questo è un messaggio non solo per tutti gli altri come noi docenti, no? Che possiamo trarne uno spunto e un elemento di stimolo a fare sempre meglio, ad impegnarci sempre di più, ma anche per i giovani che formiamo. È possibile essere dei ricercatori internazionalmente qualificati, di grande autorevolezza, invitati dalle società scientifiche internazionali come opinion leader di settori e di aree disciplinari nelle quali, come abbiamo visto, c'è tutta la passione e l'entusiasmo del ricercatore che in questo momento sta approfondendo la possibilità che la reimmissione in ciclo cellulare dei cardiomiociti o di cellule di altri distretti possa essere uno strumento per riparare, ma tutta la consapevolezza piena che la biologia ha probabilmente le sue regole, forzare i meccanismi biologici ci mette di fronte ad una serie di problemi. E penso che Mauro sia stato molto equilibrato, ecco, nel ricordare una delle sue ultime affermazioni è stata: io non so se, ed è evidente che non c'è nessuna rassegnazione in questa affermazione, perché c'è la fortissima determinazione a continuare a ricercare, però non c'è dubbio che nel crescere e nell'andare alle frontiere della conoscenza si misurano anche una serie di difficoltà, di limiti e di zone ignote. Camerini, che come voi sapete mi è stato maestro e ci è maestro,
ricordava sempre la teoria della conoscenza di Hegel, che prevede che più aumentiamo la sfera delle cose che sappiamo, più aumentiamo la zona di confine con quelle che non conosciamo. E ovviamente in quelle che non conosciamo c'è anche la possibilità di avere delle sorprese inattese. Però se voi pensate che una delle prime diapositive della seconda parte della presentazione di Mauro era il paradigma della non duplicabilità di un cardiomiocita, e tutta la seconda parte, tutta la seconda metà della seconda parte è stata dedicata alla possibilità invece di riuscire ad entrare nei meccanismi di duplicazione cellulare, e per me che faccio il clinico, di immaginare che un giorno estese cicatrici o estesi danni possano essere oggetto di riparazione con meccanismi biologici mediati da sequenze nucleotidiche, è evidentemente un fatto straordinario che, per essere generato all'interno del nostro dipartimento, devo dire che ci riempie di orgoglio. Io personalmente non sono soltanto entusiasta, tutte le volte che sento Mauro che mi ripete sentirai le stesse cose, invece ho la sensazione di sentire ogni volta sfumature diverse. È evidente che Mauro è molto abile, ma gli argomenti dei quali stiamo parlando sono molto vasti. Però dico, è evidente che dobbiamo avere forte consapevolezza che questa ricerca qualificata esiste, ha uno slancio traslazionale, quindi non è fine a se stessa. Il nostro dipartimento e alcune persone del nostro dipartimento riescono a portarla avanti, e tutto ciò, secondo me, oltre che aumentare il nostro bagaglio di conoscenze, aprire il nostro spirito critico, accresce anche il nostro orgoglio e senso di appartenenza. E quindi veramente grazie Mauro per... Detto ciò, ci sono domande, commenti, dubbi, perplessità? È molto bello che Mauro abbia, nel commento all'ultima parte delle ricerche, ricordato un mondo che è quello dell'anatomia patologica, che è un tipico mondo trasversale. Tutti ce ne serviamo, i chirurghi, i cardiologi, i plastici, gli endocrinologi, gli urologi, i dentisti, tutti ce ne serviamo, ma come le discipline di grande valore ed estremamente trasversali, qualche volta sono invisibili, no? E io penso che il fatto che Mauro abbia ricordato l'impegno di Rossana Bussani, ma l'impegno di tutti i tecnici dell'Istituto di Anatomia Patologica che stanno inseguendo Rossana Bussani in questa ricerca di marcatori che aiutino a capire i fenomeni biologici che osserviamo, è veramente importante, perché io penso che nel senso di appartenenza c'è anche la consapevolezza di quanto le singole realtà qualificate siano il frutto dell'afferenza di tante discipline, di tanti istituti, di tante teste, di tante professionalità. Ci sono domande? C'è qualche commento? Professor De Manzini, dai. Mi azzardo a fare una domanda con il rischio di essere sicuramente ridicolo, ma visto che questo meccanismo è stato testato o lo si sta testando sui cardiomiociti, vale a dire su qualcosa che se non funziona un paziente muore, e quindi è giusto tentarlo e provarlo subito lì dove la sua efficacia, se funziona, sarà fantastica. A tuo avviso, tutto questo, così, non so se, mi chiedo se, potrebbe avere un senso nella modulazione di fenomeni tumorali? Vale a dire, in altre parole,
Noi oggi, grazie all'anatomia patologica, sappiamo che ci sono dei tumori maligni che, indipendentemente dal loro aspetto istopatologico, hanno un pattern, hanno una specificità di marcatori molecolari che li rende molto particolari. Oggi a tentoni diciamo, vabbè, questo marcatore ci servirà a modulare la chemioterapia. Ma a tuo avviso questo marcatore potrebbe essere anche aggredito, modulato, rigirato in qualche modo dalla terapia molecolare? No, spero di non essere ridicolo. No, è una domanda, anzi, è una domanda centrata molto bene, perché quando mi riferivo prima al fatto che la medicina dei prossimi 5 anni vedrà la progressiva entrata in commercio di tutta una serie di farmaci che adesso sono in fase 3, che sono farmaci genetici quindi basati su microRNA o su anti-microRNA, e quando dicevo quello, la terapia dei tumori è in prima linea con questo, perché soprattutto nei tumori ci sono una serie di alterazioni a livello di espressione anche di RNA e di microRNA che possono essere oggetto di bersaglio. Per esempio quella più avanzata in moltissimi tumori ematopoietici e anche alcuni tumori solidi è espresso un microRNA che si chiama microRNA 155, che è molto elevato dalla cui espressione il tumore dipende per la proliferazione delle cellule tumorali. Una delle più avanzate sperimentazioni di fase 3 adesso è un inibitore di 155 per bloccare proprio la proliferazione dei tumori. Quindi fra questi farmaci genetici per la medicina personalizzata, no? Perché questo è proprio il concetto di medicina personalizzata. Io ho il paziente, prendo il tumore, faccio un profilo del tumore, adesso scopro soltanto gli antigeni di superficie e sono limitato agli anticorpi monoclonali che ho, ma in realtà il profilo del tumore significa anche vedere cosa esprime a livello di RNA messaggeri e di microRNA e fra un po' anche di RNA, altri RNA non codificanti, e sulla base di questo posso disegnarmi i farmaci per quello specifico paziente. Questa cosa si può fare, insomma, sarebbe bello che veramente Trieste potesse essere, ha tutte le caratteristiche sia tecnologiche sia culturali, anche proprio per essere all'avanguardia da questo punto di vista nella medicina personalizzata, che piaceva tanto a Obama, piace un po' meno a Trump, ma rappresenta veramente il futuro della terapia. Chi come me, diciamo all'inizio della sua vita scientifica o medica professionale, aveva visto la medicina italiana divisa in tanti settori, magari qualche volta l'un contro l'altro armati, e vede l'esperienza di oggi in cui c'è questa integrazione, questo scambio, questo potenziamento delle culture, e voglio dire, rimane veramente profondamente, profondamente gioioso, soddisfatto e così via. Detto questo, volevo farti 2 piccole domande. Una è l'aspetto cardiaco e la programmazione della vita di ogni singolo organo. Ero rimasto sempre colpito da una cosa che non so quanto corrisponde a verità, e che è il numero dei battiti cardiaci. Allora si dice il colibrì ha 300 battiti e vive 3 anni, 4 anni, quello che vive, e la tartaruga vive 100 e tanti anni, come hai ricordato, e ha 12-14 battiti al minuto. Il numero totale di battiti è all'incirca uguale per la loro vita del colibrì. E diciamo, come si interfaccia questa notazione con quello che è la programmazione della vita di un organo? Non so se sono stato chiaro, sì, come sì. Domanda. Il secondo punto che volevo domandarti è questo. Hai ricordato prima che dopo gli 80 anni c'è la maculopatia, c'è la sordità, c'è il diabete e così via. Per cui, diciamo, la sfida della complessità della medicina rigenerativa sarà non di avere, diciamo, un unico trattamento, ma dovranno esserci, penso, dei potenziali trattamenti differenziali per ogni patologia d'organo che allo stato attuale delle cose affligge le persone, di solito dopo gli 80 anni, con 2, 3 o 4 patologie contemporanee.
terza e ultima domanda, ci sono delle affezioni per le quali io non ho chiaro quanto di medicina riparativa potrà funzionare. Faccio riferimento soprattutto all'Alzheimer. Io rimango veramente molto colpito del vedere delle persone che sono mie coetanee e che sono afflitte da gradi differenziali di demenza, e si calcola che nel nostro paese fra 20 anni ci sarà quasi 1 milione di persone affette da demenza. Della demenza, dell'Alzheimer, lasciamo che ci sono varie forme, dell'Alzheimer in verità non è del tutto chiaro quanto questa è una malattia degenerativa o una malattia che ha una sua eziologia che è ancora misteriosa, e quanto in questo gruppo o subgruppo c'è una componente che è legata a alterazioni geniche, la presenilin 2 e così via. Per cui ecco, diciamo, la sfida è una sfida della complessità che fa veramente tremare bene i polsi, diciamo, anche ricordando tutte le bellissime cose che hai ricordato. Sì, sì, professore, tu come sempre poni sempre l'accento sulle cose importanti. Io, scusa, prima di cercare di rispondere ai quesiti, no? Voglio ricordare che parlavo proprio la scorsa settimana con la professoressa Zacchinia dell'iniziativa di medicina molecolare a Trieste, e ho tirato fuori un vecchio documento del 1994 firmato dal compianto professor Falaschi e dal professor Camerini, che auspicava la creazione di una iniziativa di medicina molecolare a Trieste. Quindi tu, vuol dire, sei il padre poi di tutto questo che è stato costruito soprattutto in ambito cardiologico. Me ne ero quasi dimenticato. Sì, no, io ce l'ho a testimonianza, 1994, quindi veramente complimenti per la lungimiranza. Gianfranco ed io siamo davvero i portatori di un'eredità anche di responsabilità nel portare avanti questo progetto. Sì, è vero, c'è una vecchia teoria che dice che il numero di battiti cardiaci è inversamente proporzionale all'aspettativa di vita, ma non c'è nessun substrato biologico, cioè sembra essere veramente una coincidenza. E c'era chi pensava che più battiti cardiaci significasse anche un metabolismo accentuato, e quindi chi ha un metabolismo più veloce vive di meno di chi ha un metabolismo più lento. Però se uno fa un po' i conti fra uomo e topo, non c'è niente che riesca a giustificare 120 anni da una parte e 2 anni dall'altra. Quindi c'è qualcosa che va al di là della funzione cardiaca, anche perché, voglio dire, la morte del topo non è una morte cardiaca di solito, ma è una morte, è un invecchiamento, una morte dovuta a altri organi in cui il cuore ha un ruolo, diciamo secondario. Quindi è un processo di invecchiamento più globale. È vero quello che dici, che c'è una sfida globale a trovare trattamenti tailored per le combinazioni delle diverse patologie. C'è però da dire che ci sono dei substrati biologici che sono comuni a molte di queste patologie. Per esempio, uno dei trattamenti sperimentali adesso che stanno arrivando all'uomo e che sono abbastanza rivoluzionari sono legati al fatto di avere una classe di farmaci, queste sono piccole molecole, che hanno attività senolitica, cioè uccidono selettivamente le cellule tumorali, perché si è visto che in realtà le cellule senescenti, le cellule invecchiate, perché si è visto che un organo che funziona male ha una piccola quantità di cellule invecchiate che però, secernendo fattori, fanno sì che anche le cellule vicine non funzionino più. E adesso ci sono dei composti chimici che sono in grado selettivamente di uccidere le cellule invecchiate. Allora, questi composti chimici nei modelli sperimentali, quindi di nuovo soprattutto nel topo, sono in grado di ringiovanire il cuore, ma di ringiovanire anche il cervello, di ringiovanire la cute. Quindi ci sono sicuramente dei meccanismi conservati. Sì. Abbiamo il nostro direttore centrale della salute. Grazie, io avrò poche domande, mi complimento molto con il professor Giacca, ma anche con il professor Sinagra, di questa iniziativa a cui sono venuto molto volentieri, ma
Certamente questo per sottolineare l'importanza che anche chi si occupa di organizzazione deve sostenere e speriamo anche di incoraggiare questi sviluppi, diciamo, di scienze avanzate, sono di frontiera, ma certamente c'è bisogno anche di chi batte le strade nuove della ricerca e dell'innovazione. E io ho sentito i commenti che sono stati fatti, certamente la medicina rigenerativa ha, come dire, in sé, porta, abbiamo capito, molte potenzialità e quindi presteremo come servizio sanitario molta attenzione. E anche qui vedo che ci sono tanti giovani, tanti ricercatori, li incitiamo anche a impegnarsi a sviluppare con la loro intelligenza, la loro scienza, questi nuovi settori. Quindi ringrazio molto Carlo Sinagra proprio perché ci consente anche a noi talvolta di capire bene quando si ha conoscenza anche di sviluppi scientifici di non dico incanalare, ma certamente di orientare e sostenere questi sviluppi avanzati proprio della medicina traslazionale verso la scienza. Attraverso la scienza miglioriamo anche l'assistenza e senza la scienza l'assistenza fa ben poco altrimenti. Grazie e complimenti di nuovo. Ci sono altre domande o commenti anche da quest'area che essendo la più lontana magari? Nessuno dei giovani ha commenti? Il nostro direttore, il professor Roberto Di Lenarda, mi ricordava due cose importanti. La prima è che fra le cose che tendiamo a non considerare c'è la ricerca che viene sviluppata in alcuni ambiti. Noi abbiamo una geriatria clinica, una scuola di specializzazione in geriatria che per definizione si occupa dei processi di invecchiamento e delle ripercussioni cliniche dei processi di invecchiamento. Noi abbiamo in job sharing la professoressa Gabriella Marcon, che si occupa di studi e di attività di ricerca sui processi di invecchiamento che riguardano in particolare i centenari. Chissà che non sia bello fare anche di questo argomento uno dei temi prossimi. Il professor Di Lenarda, a proposito di senso di appartenenza e di autostima basata sui dati di fatto, e sapete che c'è una parte del finanziamento ministeriale che è vincolato ai cosiddetti giudizi di eccellenza sui dipartimenti e il nostro dipartimento è fra i dipartimenti dell'Università di Trieste quello che ha avuto lo score più alto e integrami ha avuto lo score più alto e comunque è fra le realtà dipartimentali universitarie mediche italiane uno dei dipartimenti che ha ottenuto uno score che è evidentemente il riconoscimento all'attività di ricerca scientifica che siamo stati capaci di sviluppare e che interessa più gruppi, quindi che non è concentrato in maniera esclusiva su un singolo gruppo. Se non ci sono altre domande o commenti, c'è un'ultima cosa che mi ero riservato di dire ma che mi ero dimenticato di dire e che era così importante che adesso nella emozione del momento mi è sfuggito. No, adesso mi è venuto in mente. È una cosa di cui sono profondamente convinto e alla quale sono stato educato nel mio percorso formativo. C'è una cosa molto bella che è accaduta in questi anni di collaborazione fra ICGB e la realtà ospedaliera cardiologica. La generosità nel trasferire conoscenze. Quando dovevamo convincere la Fondazione CRT Trieste dell'opportunità di investire su un progetto di che quella volta si chiamava progetto CRT Cuore, che poi ha avuto varie evoluzioni, l'ultima delle quali è tuttora attiva, snodammo le argomentazioni per convincere la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste su tre punti. Uno, sviluppare attività di ricerca sulla medicina rigenerativa in ambito cardiovascolare. Due, il fatto che dovessimo lavorare e strutturare delle modalità di confronto fra professionisti di area diversa che si in qualche modo confrontassero sui temi della medicina molecolare e di come le acquisizioni crescenti della medicina molecolare potessero eventualmente essere trasferite in clinica. Però per far questo c'è bisogno anche di generosità nel trasferire. Mauro è, insieme ai suoi collaboratori, una persona che ha una qualità che io penso che l'università deve recuperare, nonostante siamo convinti che è una qualità scontata dell'essere universitario.
la generosità nel trasferire conoscenza, cioè il fatto che quel che sappiamo e quel che di solito sappiamo ha la capacità di moltiplicarsi nelle sue ripercussioni e valore positivo nella misura in cui esce, per la quota per la quale ha un senso che esca, esce dallo stretto nucleo di coloro che detengono competenze e conoscenze per farne un elemento di formazione allargata anche di professionalità che magari non sarebbero state a stretto contatto. E da quella volta cominciarono dei meeting periodici che con variazioni di entusiasmo da parte degli specializzandi che vedo cominciare a sorridere lì verso le ultime file, ma hanno dato un contributo secondo me fondamentale, ne parlavo con Mauro pochi giorni fa, cioè la struttura di pensiero, lo spirito critico di un clinico capace e di un professionista competente è grandemente accresciuta dall'aver avuto un'esperienza di laboratorio con gruppi di ricercatori che vivono e che alimentano attività di ricerca con proiezione traslazionale. Io sono veramente fortemente convinto e questa è una ragione per riaffermare questa qualità fondamentale degli uomini che sanno, cioè quella di trasferire generosamente conoscenze e di alimentare la capacità di farlo in maniera efficace, e questa è una qualità che Mauro e i suoi collaboratori hanno e della quale gli siamo molto grati, perché misuriamo l'impatto positivo di questo assorbimento di conoscenze che non è nel curriculum studiorum corrente e che io penso che, a parte che dovrà essere sviluppato, deve essere grandemente implementato da parte di ognuno di noi. Roberto, vuoi... Se non ci sono altre domande o commenti, io ringrazio veramente tanto Mauro. Come abbiamo detto, ti siamo grati e ci inorgoglisci. Grazie. Ciao Mauro. Ciao caro. Stai bene? Ciao. Grazie. Ciao.